Un dado vegetale molto saporito e profumato, ottimo per fare i risotti o per anche cuocere le verdure in foglia. Sono Pam e questo è il mio canale Sana, Veloce, Vegetariana. Ho tagliato a piccoli pezzi questa cipolla, ho riservato lo stesso trattamento alla carota e al sedano. Questo con il fine di risparmiare un soverchio impegno al frullatore che entrerà in scena più tardi. Ora devo scottare e far appassire queste verdure. Trascorsi 6 minuti aggiungo il sale e proseguo l'operazione per altri 6, alzando tuttavia la fiamma per farla asciugare. Non sono ricorsa all'aggiunta di acqua né di olio e nemmeno a zucchine o a verdure in foglie poiché il sale stesso ha la capacità di estrarre l'acqua dalle verdure. Adesso posso spegnere il fuoco e attendere che le verdure diventino tiepide. Nel vaso del chopper si ritrovano i miei aromi. La scelta è caduta su salvia, rosmarino, compresi i fiori, foglie di mirto e aneto. Ovviamente ognuno aggiunga gli aromi che preferisce. È il momento del chopper, nonostante il suo impegno non riesce a tritare finemente gli aromi. Ma non importa poiché le verdure ne condivideranno le sorti e il frutto di tanto impegno dell'utensile è questa purea molto profumata che finisce direttamente in padella a fuoco medio-alto affinché si asciughi. Un cucchiaio di curcuma e pepe completano la lista degli ingredienti. Raggiunto questo stadio di asciuttezza, trasferisco il trito in un contenitore che ho foderato con carta da forno. Lì mi adopero per ottenere uno strato di circa un dito con la superficie uniformemente liscia. Una volta raffreddatosi, lo infilo nel freezer per 4-5 ore. Dopodiché è possibile procedere al taglio dell'impasto prima di rimettere nuovamente in freezer i dadi, incartati a righe di 3, in modo che se ne possa prelevare il numero occorrente.